Nell'analisi dei circuiti elettrici è necessario saper riconoscere alcune configurazioni fondamentali che ci consentono di utilizzare dei metodi di semplificazione, per raggiungere in modo più semplice la soluzione e il calcolo delle varie grandezze elettriche di interesse. Iniziamo a riconoscere le configurazioni fondamentali elementari. Consideriamo un generico circuito, lo disegno come costituito da semplici bipoli, e consideriamo una configurazione di questo tipo e vediamo come riconoscere i bipoli detti in serie. Allora, procediamo con il metodo di identificazione che abbiamo stabilito generale, da usare in generale per i circuiti elettrici. Al primo punto, identifichiamo i nodi del circuito. I nodi del circuito sono i punti in cui convergono tre o più rami del circuito stesso. In questo esempio è facile distinguere come nodi il nodo A il nodo B in cui convergono i tre rami del circuito. Continuiamo con l'identificazione dei vari componenti, generici bipoli, non specifichiamo la tipologia, diamogli dei nomi generici A1, A2, A3, A4, A5 e A6 per distinguere i sei bipoli presenti, nomi diversi per ogni bipolo. Identifichiamo adesso, sappiamo il passo successivo è l'identificazione delle correnti presenti nel circuito. Ricordiamoci che ci sono tante correnti quante sono i rami nel circuito. I rami sono i tratti di circuito che vanno da un nodo ad un altro senza avere nodi intermedi al loro interno, quindi qua abbiamo sempre solo i due nodi A e B, quindi avremo il ramo, diciamo, di sinistra che partendo da A attraversa il bipolo A1 e A2 e arriva a B. Diamo una corrente con un verso, chiamiamola IA. Un altro ramo, sempre ovviamente da A e B, fra i due nodi presenti, che passa però attraverso il bipolo numero 3, quindi A3, diamogli un verso IB, ancora scelto a piacere, non avendo motivi per preferire un verso piuttosto che l'altro. Ultimo ramo presente nel circuito, sempre tra IB, ma che passa attraverso i bipoli A4, A5 e A6. E identifichiamo la corrente in questo ramo con il nome IC e il verso indicato dalla freccia. Completiamo l'identificazione delle varie grandezze, quindi per ogni bipolo riportiamo le tensioni rispettando le convenzioni. Qua non sappiamo quali di questi bipoli sono generatori e quali passivi. Consideriamoli tutti passivi per semplicità, quindi le tensioni avranno il segno più dove entra la corrente, quindi la IA entra nel morsetto in alto di A1 e avremo la V1, nel morsetto di sinistra di A2 e avremo la V2, la IB entra dal basso nel morsetto di A3, quindi mettiamo il più verso il basso AV3. La IC, scusate, entra in A4 da sinistra, quindi segno più a sinistra, V4 entra dall'alto in A5, quindi avremo V5, con il più in alto, entra da destra verso sinistra in A6 e quindi avremo il più a destra. Identificate tutte le grandezze, ci saremo pronti a risolvere il circuito. L'identificazione che vi dicevo è quella di saper riconoscere i bipoli detti in serie. Quando è che due o più bipoli sono in serie? Sono in serie se si trovano lungo lo stesso ramo.
Siccome su un ramo la corrente è la stessa, vuol dire che sono attraversati dalla stessa corrente. Questa è la definizione di bipoli in serie. Sono bipoli disposti lungo lo stesso ramo e quindi attraversati dalla stessa corrente. Nel circuito, ad esempio, identifichiamo se esistono dei bipoli lungo lo stesso ramo attraversati dalla stessa corrente. Abbiamo tre rami, guardiamo tutti e tre i rami, partiamo in quello dove abbiamo detto scorrere la corrente IA. Abbiamo che lungo questo ramo esistono due bipoli A1 e A2 che saranno in serie, appunto perché disposti lungo lo stesso ramo e quindi attraversati dalla stessa corrente. Quindi A1 e A2 saranno in serie. Nel ramo della corrente B esiste solo il bipolo A3, quindi un unico bipolo non può essere in serie con nessun altro, quindi niente per A3. Nel terzo e ultimo ramo, dove scorre la corrente IC, sono presenti tre bipoli, la 4, la 5 e la 6, che quindi hanno le caratteristiche per essere tra di loro in serie. Quindi questi sono due gruppi di bipoli tra di loro in serie. A seconda poi della tipologia specifica dei bipoli, il comportamento che noi terremo nella soluzione del circuito cambierà e ci consentirà di arrivare a delle soluzioni.